Buongiorno, ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio in particolare Sua Eccellenza l'Arcivescovo, il direttore della scuola normale ed il professor Rossi in rappresentanza del direttore della scuola Sant'Anna per aver accettato di iniziare con il loro saluto che, come avete visto, non è un saluto meramente formale, questa nostra giornata. Prima di dare la parola ai relatori che inizieranno il nostro lavoro e che sono qui accanto a me, vorrei fare una breve introduzione a questo tipo di giornata. La giornata è nata su impulso del direttore della scuola normale, professor Beltram, che poco più di un anno fa, prendendo spunto dalla beatificazione di Giuseppe Toniolo, mi sollecitò ad avviare una iniziativa di carattere esclusivamente conoscitivo sulla figura e l'opera del professore Pisano. La fattiva collaborazione della Scuola Superiore Sant'Anna ed in particolare del professor Rossi, così come dell'Arcidiocesi, attraverso l'opera di Don Enrico Gioacchini, direttore della Fondazione Toniolo, ci ha permesso l'elaborazione di un denso programma dei lavori che ora prendono inizio. Non si è certo pensato di poter mettere a fuoco, nello spazio di una sola giornata, l'insieme dei caratteri che definiscono una personalità poliedrica e sfaccettata come quella di Toniolo. Ne abbiamo già sentito alcuni elementi. Nato a Treviso nel 1845, scomparso a Pisa nel 1918, incrociò infatti in una vita straordinariamente operosa, di cui l'insegnamento universitario di economia politica è stato un aspetto importante, ma solo uno dei tanti aspetti, incrociò, dicevo, alcuni dei nodi centrali di una società italiana che con la costruzione dello Stato unitario si avviava a raggiungere quel modello di modernità europea cui i gruppi dirigenti del tempo miravano come al paradigma in grado di consentire il superamento dell'arretratezza del Paese. Su alcuni di questi nodi, la questione del passaggio da un ordinamento liberale ad un assetto democratico della comunità politica, il ruolo delle scienze sociali e della scienza economica nel miglioramento delle condizioni della vita collettiva, la risposta ai problemi di scomposizione e pauperizzazione del corpo sociale indotti dalla rivoluzione industriale, l'adeguamento delle forme di presenza della Chiesa in una società attraversata da profondi processi di secolarizzazione, su questi aspetti ascolteremo gli interventi dei relatori e le considerazioni dei discussant. Altri temi, pur nella consapevolezza della loro rilevanza, uno ne ha già ricordato all'inizio l'Arcivescovo, ma vorrei appunto ribadirli, almeno due, il problema del rapporto tra cattolici e costruzione di un unitario Stato nazionale, la questione dell'atteggiamento verso quella grande guerra che per tanti versi ha segnato l'inizio di una nuova epoca in cui siamo probabilmente ancora coinvolti, non hanno potuto trovare spazio nell'organizzazione di questo incontro. Ma in sede di presentazione di questa giornata, più che indicare quel che si è fatto e quel che resta da fare, vorrei provare a delineare una sintetica chiave interpretativa per i vari approfondimenti conoscitivi che si sono messi in programma. Il professore Pisano appartiene a pieno titolo a quella generazione di cattolici che si sono definiti intransigenti. Il loro intransigentismo non consisteva soltanto nel rifiuto dei fatti compiuti che avevano portato all'unificazione nazionale, sottraendo al papato quella sovranità territoriale che veniva allora ritenuta l'unica garanzia autentica per un libero esercizio del ministero pastorale. Esso, questo intransigentismo, si esplicitava anche in una organica visione dello svolgimento storico degli ultimi tre secoli. La rivoluzione,
che aveva portato alla costruzione di uno Stato costituzionale, liberale e separatista nella penisola, veniva infatti scritta all'interno di un lungo processo storico caratterizzato come una ininterrotta catena di errori. Dalla riforma protestante, che aveva portato all'autonomia dell'uomo in campo religioso, erano scaturiti i lumi, che avevano rivendicato l'autonomia del pensiero filosofico. Da questi erano nati la rivoluzione francese e il liberalismo, che avevano affermato l'autonomia dell'uomo nell'organizzazione della vita collettiva. Dal liberalismo discendeva poi l'ultimo terribile errore che il mondo moderno aveva generato, quel socialismo che si proponeva di cancellare ogni traccia di cristianesimo e perciò, nell'ottica intransigente di civiltà, dal consorzio umano. Si trattava di uno schema interpretativo della storia che, sia pure con segno rovesciato, apparteneva anche ad altre correnti politico-culturali dell'epoca. Ma dalla loro radicale lettura negativa dell'intero svolgimento dell'età moderna, gli intransigenti traevano il peculiare tratto medievalistico del loro programma. Poiché la modernità era il frutto di una secolare genealogia di errori sempre più gravi che erano sfociati nei mali e nei drammatici problemi del presente, non vi era che una soluzione possibile per rimediare a questi suoi esiti disastrosi: cancellare quanto si era prodotto dall'inizio dell'evo moderno, ritornando a quella società cristiana medievale in cui la direzione ecclesiastica della società era miticamente considerata capace di assicurare una convivenza ordinata, pacifica e prospera. L'adesione di Toniolo a questa prospettiva è fuori di dubbio. Lo notava, ad esempio, Filippo Crispolti in un articolo apparso nel 1897 sulla Nuova Antologia. Vi osservava che proprio grazie all'insegnamento del professore Pisano, i cattolici intransigenti avevano desunto l'elemento caratterizzante la loro attività. Essi non intendevano, cito, innovare, ma rintracciare e riprendere tradizioni spezzate, e queste tradizioni spezzate si hanno a cercare nel Medioevo, cioè nel tempo in cui fu più forte l'influenza del papato sopra la terra nostra e sopra le altre. Eppure, nella pagina seguente di questo stesso articolo, Crispolti metteva subito in luce la consonanza ai nuovi tempi di questa operazione medievalistica, sottolineandone con forza i risvolti moderni. Lo faceva differenziando i cattolici intransigenti dai conservatori nazionali, quelli che si erano autodefiniti come eredi del cattolicesimo liberale della prima metà dell'Ottocento, conservatori nazionali all'inizio degli anni Ottanta. A suo avviso, i primi, i cattolici intransigenti, che per la loro inconciliabilità erano sembrati come separati dal mondo moderno e condannati a morire immobili, a fine secolo si risvegliavano pieni d'alacre spirito nuovo e potevano misurare quanto fossero rimasti indietro altri uomini di fede simile alla loro. E di nuovo una citazione. La ragione di questo mutamento, di questa modernità dell'operazione medievalistica era, agli occhi di Crispolti, semplice. I conservatori nazionali non avevano saputo trasformarsi modernamente dinanzi alla questione sociale. E poteva così concludere: l'economia cristiana, cioè, diceva esplicitamente, la disciplina in cui riconosceva in Toniolo il maestro, divenuta chiave di volta di tutto l'organismo militante cattolico, aveva compiuto il prodigio della modernizzazione. Mi pare che in queste frasi si trovi sinteticamente espresso l'orizzonte problematico in cui si situa il nostro incontro. Toniolo rappresenta un caso esemplare di una adesione all'intransigentismo medievalistico in cui il rifiuto dei principi della modernità non preclude, anzi sembra favorire, attraverso l'acquisizione degli strumenti elaborati dal mondo moderno in tutti i settori della vita collettiva, in primo luogo quelli relativi all'ambito delle scienze sociali, una capacità di modernizzazione in grado di fornire risposte efficaci ai problemi del presente e di conquistare consenso. Possiamo così dire che la figura del professore Pisano ci appare come un caso esemplare di quel nodo storico che deve essere dipanato attraverso un'adeguata utilizzazione di due diverse categorie, modernità e modernizzazione, di cui occorre definire con finezza i contorni, stabilire le variazioni nel tempo,
chiarire i rapporti. Un compito, mi pare, cui gli studi storici sono oggi chiamati a svolgere anche per il contributo che se ne può ricavare per l'intelligenza del mondo in cui oggi viviamo. Per la ricerca storica, inoltre, l'analisi di questi temi, alla luce della vicenda di Toniolo, è resa ancora più complicata e perciò, permettetemi di dire, affascinante agli occhi di uno studioso del passato, per l'affacciarsi nel suo orizzonte culturale di un'ulteriore categoria che ha a che fare col moderno, la categoria di modernismo. Ma non voglio addentrarmi in questo ulteriore campo che sarà oggetto di un intervento specifico e soprattutto non intendo sottrarre ulteriore tempo all'inizio dei nostri lavori. Mi si è permesso solo di porgere un ringraziamento a Matteo Alcalac, Elisa Guidi, Riccardo Greco, senza il cui aiuto organizzativo non saremmo stati in grado di realizzare questa iniziativa. E vorrei concludere con una informazione circa l'ordine dei nostri interventi. Il professor Cassese, trattenuto per impegni istituzionali presso la Presidenza della Repubblica, arriverà più tardi e quindi inizieremo i nostri interventi con la relazione del professor De Meyer e con la discussione del professor Formigoni. Inoltre il professor Zamagni è chiamato nel pomeriggio al Rettorato di Bologna e quindi concluderemo la mattinata con il suo intervento anticipato. Rispetto al pomeriggio. Grazie ancora della vostra presenza.